L'anguore, intangibile condizione del desiderio amoroso, provato nella sua carenza, al di fuori di ogni voler cogliere. Il satiro dice: voglio che il mio desiderio sia immediatamente appagato. Se vedo un viso che dorme, una bocca socchiusa, una mano lasciata pencolare, io voglio potermici buttare sopra. Questo satiro, figurato nell'immediato, è l'esatto contrario del languido spasimante. Nell'anguore io non faccio che aspettare. Non finivo di desiderarti. Il desiderio è ovunque, ma nello stato amoroso esso diventa questa cosa specialissima, il languore. E tu, mio altro, senti un po' quando ti deciderai a rispondermi: ho nostalgia di te, ho voglia di te, sogno di te, per te, contro te. Rispondimi, il tuo nome è un profumo diffuso, il tuo colore spicca fra le spine. Fa che il mio cuore si riabbia con del vino fresco, fammi una coperta di mattino. Io sto soffocando sotto questa maschera, pelle drenata, livellata. Niente esiste a parte il desiderio. Poiché ti scorgo un attimo e non ho più voce, la lingua è rotta, un brivido di fuoco è nelle carni, sottile, agli occhi il buio, rombano gli orecchi, cola sudore, un tremito mi prenda. Più verde d'un'erba sono e la morte così poco lungi mi sembra. Quando abbracciavo Agatone, l'anima mia saliva alle labbra, quasi che poveretta dovesse andarsene via. Nell'anguore amoroso qualcosa se ne va senza fine. È come se il desiderio non fosse nient'altro che questa emorragia. Werther, l'infelice, la cui vita si spegne lentamente per un mal sottile che niente potrebbe arrestare. La fatica amorosa è questo: una fame che non viene saziata, un amore che rimane aperto. Ruysbroeck, quando la creatura è ascesa, offrendo ciò che può, senza raggiungere ciò che vuole, allora nasce il languore spirituale. E ancora tutto il mio io è tratto fuori, trasferito all'oggetto amato, il quale ne prende il posto. Il languore sarebbe quindi questo estenuante passaggio dalla libido narcisistica alla libido oggettuale. Freud: è solamente nella pienezza degli stati amorosi che la maggior parte della libido si trova trasferita all'oggetto amato e che, in certa misura, quest'ultimo assume la parte dell'io. Compendio di psicanalisi. Desiderio dell'essere assente e desiderio dell'essere presente. Il languore sovrappone i due desideri, pone l'assenza nella presenza. Di qui uno stato di contraddizione. È la brûlure suave.